Le nuove guerre non si combattono più con armi tradizionali. Dimenticate bombe e fucili. Lo scontro del futuro si gioca sul campo cibernetico. La prima e la seconda guerra mondiale sono state due guerre che oggi definiremmo primitive. Siamo passati dalla baionetta al carro armato, ma nella realtà dei fatti le armi erano imprecise e funzionavano poco e male. Invece, con l'avvento delle nuove tecnologie, soprattutto le tecnologie dell'informazione, qualcuno ha capito che potevano rendere le armi estremamente potenti. Prendiamo per esempio i droni, che vengono utilizzati ormai sistematicamente dagli americani in molte missioni aeree, consentono di pilotare un aereo da combattimento stando a 5.000 km di distanza e quindi senza rischi per il pilota. Diciamo che il cosiddetto cyberspace è diventato il quinto dominio del campo di battaglia, dopo il mare, dopo il cielo, dopo la terra e dopo lo spazio. Ma chi sono gli attori di questa guerra e soprattutto quali sono gli obiettivi? Qui parliamo di guerra cibernetica, abbiamo alcune superpotenze che potremmo dare per scontate, come la Cina, gli Stati Uniti e anche la Russia, e alcune che possono essere insospettabili o meno sospettabili come Israele o al di sopra di ogni sospetto, per esempio come l'Iran o la Corea del Nord. Gli obiettivi in una guerra cibernetica sono quei sistemi informatici che oggi, complice lo sviluppo dell'internet delle cose, gestiscono le cosiddette infrastrutture critiche, quindi gli obiettivi saranno sistemi di distribuzione elettrica, sistemi di distribuzione dell'acqua, ospedali, aeroporti, tutte quelle infrastrutture che tengono in piedi un paese. Dire chi vince è difficile. Se c'è qualcuno che sta vincendo, che potrebbe vincere una guerra di questo tipo. Perché è difficile? Perché è molto probabile che se una potenza ne attaccasse un'altra e riuscisse a mettere insieme un numero sufficiente di piccole operazioni cibernetiche con un obiettivo molto preciso, chi ha vinto la guerra saprebbe di averla vinta, chi l'ha persa non saprebbe di averla persa e noi tantomeno sapremmo anche che si è svolta. Il mondo cyber è governato dal settore privato. Gli attori di questo scenario non sono gli stati, ma i cinque colossi big tech che, secondo Bank of America, varrebbero più delle borse europee. No, nel mondo cyber dobbiamo confrontarci con una realtà particolare. La realtà particolare è quella che ci sono degli attori che sono potenti tanto quanto un governo, se non di più, ma che governi non sono, ma che sono aziende private. Prendiamo Google, Amazon, Apple, Facebook, sono delle realtà che governano di fatto più o meno a loro discrezione il mondo al di là dello schermo. Google secondo me è l'esempio più eclatante, domani mattina Google potrebbe decidere di spegnere internet ed effettivamente internet sarebbe spenta, il motore di ricerca più usato, la casella di posta più utilizzata, i sistemi di navigazione più utilizzati, il sistema operativo per smartphone più diffuso al mondo. Ora è chiaro che chi gioca la partita delle guerre cibernetiche non può dimenticarsi che esistono questi attori, come non può dimenticarsi che esistono attori che di fatto, non più di una ventina, controllano l'intera società dell'informazione. Potremmo parlare del 5G, in cui 5 operatori al massimo si spartiscono il 75% del mercato. I processori per i computer di tutto il mondo sono prodotti da 2 soli operatori. E la tecnologia 5G è un esempio di cyber war. USA contro Cina, ma questa volta l'ideologia non c'entra. Un particolare caso di guerra che è metà cibernetica e metà commerciale è proprio quello che ha coinvolto il 5G. Perché il 5G promette di essere la madre di tutte le reti, quella che soppianterà tutte le reti, e quindi ci sarà solo ed esclusivamente il 5G e nessun'altra. E ovviamente chi produce, chi è il proprietario di tutte le tecnologie che garantiranno l'interconnessione globale, ovviamente sarà un po' come la mano sulla culla, che è quella che governa il mondo. Il mondo del futuro non può prescindere dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma in un mondo sotto cyberattacco è difficile comprendere se possa essere un'alleata o un'avversaria. L'intelligenza artificiale rappresenta nell'ambito delle guerre cibernetiche un'arma a doppio taglio, tenendo ben presente che parliamo di cosiddette intelligenze artificiali deboli, cioè intelligenze artificiali specializzate nel fare un compito, non di intelligenze artificiali stile Terminator, che sono intelligenze artificiali cosiddette forti, capaci di emulare un essere umano. Queste intelligenze artificiali, anche in ambito militare, stanno acquisendo il controllo di determinati sistemi. Cosa può fare un'intelligenza
artificiale. Prendiamo il caso degli algoritmi stilometrici, che sono quelli che riconoscono lo stile di scrittura. Molto banalmente ci sono dei produttori di sistemi di sicurezza che intendono utilizzare gli algoritmi stilometrici per consentire di riconoscere le email di phishing, ovvero molto semplicemente l'intelligenza artificiale analizza gli stili di chi normalmente ci scrive e quindi è in grado di riconoscere eventuali anomalie nel caso di email fake. Qual è il rovescio della medaglia? La stessa intelligenza artificiale potrebbe scrivere un messaggio simulando perfettamente lo stile di un nostro amico e quindi non saremo in grado di riconoscerlo.